In questa lezione vedremo come connetterci al database e come restituire a video alcuni risultati che possiamo trarre da una query appunto sul nostro database. Per fare questo, dovremo prima di tutto andare sul nostro PHP MyAdmin e creare un nuovo database da cui prendere i dati. Database. Chiameremo database 1. E ovviamente all'interno di questo database avremo bisogno di una tabella. Con 5 campi, diciamo. Il primo sarà la chiave primaria, poi mettiamo un prodotto nome, prodotto prezzo, prodotto data e delle note. Come valori possibili mettiamo testo, perché qui non ci interessa essere molto precisi. Data, testo, ovviamente questo è un intero. Diamo solo la possibilità che sia una chiave primaria. Ed eseguiamo. Eseguiamo. Secondo che trovo l'eseguizione. Salve ed esegui. Ok. Abbiamo creato la nostra tabella. Adesso andiamo a popolarla. Dunque. Inseriamo i dati nella nostra tabella. Bene, abbiamo messo nel nostro database alcuni valori, che vediamo qua quali sono, e a questo punto dovremmo poter accedere al nostro database attraverso uno script PHP. Vediamo come può essere questo script PHP. Allora, per connettersi al database abbiamo bisogno appunto di creare una connessione. Questo viene fatto attraverso la funzione MySQL Connect, che ha tre parametri fondamentali, l'indirizzo della connessione, l'username della connessione e la password della connessione. In questo caso ho usato le mie del locale, in cui questi sono i primi due parametri, indirizzo, username e la password non è presente. Poi abbiamo un controllo, in questo caso, se la connessione, che abbiamo chiamata con, non funziona, quindi se non restituisce un valore positivo, blocca il programma e scrivi impossibile connettersi più dai il codice di errore. Questa è la funzione che restituisce il codice di errore. Se invece va tutto bene, abbiamo una funzione che è MySQL SelectDB, che come dice il termine seleziona il database all'interno della nostra connessione. In questo caso abbiamo creato, adesso quindi andiamo a cercarci il database 1 all'interno ovviamente della nostra connessione. Quindi il primo parametro è il nome del database, il secondo è il nome della connessione. Se tutto va bene, anche qui si potrebbe mettere un errore, non l'abbiamo messo, ma per velocizzare. Se tutto va bene, procediamo con la funzione MySQL Query, che è quella che manda alla connessione una query, appunto un'interrogazione attraverso il linguaggio SQL. In questo caso, molto semplicemente, abbiamo una selezione di tutti i campi dalla tabella 1. From indica tabella 1 è la tabella all'interno della nostra database, database 1. Una volta selezionata questa cosa, il risultato viene messo nella variabile result. Nella variabile result, sulla variabile result agiamo la funzione MySQL fetch array che estrae dalla variabile result in cui c'è tutto il risultato una serie di, un, no, una serie di array associativi in cui ci sarà il nome del campo e il contenuto del campo. In questo caso noi abbiamo scelto di andare a cercarci due campi particolari, ovvero prodotto nome e prodotto data, e avremo quindi finché
While ovviamente questa cosa lo fa fino a che non finisce, non finiscono tutte le righe del database. Di ogni riga prenderà il campo prodotto nome, il campo prodotto data, mettendo uno spazio ovviamente, e poi ovviamente, e quando avrà finito uscirà dal ciclo while. Come per il discorso della connessione con i file, è importante anche nella connessione con il database, una volta aperta, utilizzata, poi chiuderla. Se tutto è andato a buon fine, dovremmo poter vedere il nostro contenuto della nostra tabella, della nostra tabella che si trova all'interno del nostro database 1. Infatti è questo, abbiamo il nome del prodotto. Ovviamente l'impaginazione non è stata fatta, quindi è molto brutta la presentazione, però l'importante è vedere che funzioni. Abbiamo il nome del prodotto più la data, il nome del prodotto, secondo prodotto più la data, il nome del prodotto più la seconda data, e così via. I prodotti in realtà nella tabella c'erano molti più dati, perché c'era anche il prezzo, c'erano delle note, eccetera. Però noi abbiamo deciso attraverso la nostra query di non visualizzare queste informazioni, perché abbiamo deciso di scegliere soltanto prodotto nome e prodotto data, o meglio, di visualizzare solo questi due valori qui, quindi abbiamo solo questi due valori qui. Se volessimo presentare un po' meglio come dire, la presentazione grafica dell'interrogazione del database, possiamo mettere un titolo sopra la presentazione, quindi creiamo una tabella in cui mettiamo nome prodotto, e sotto la colonna di nome prodotto presenteremo poi i vari prodotti che si presentano e la data prodotto e a cadere e così via. All'interno del while creiamo un echo che ripropone l'inizio e la fine delle varie celle della tabella. Se noi andiamo a vedere che cosa succede, un'altra piccola differenza è stata quella che nel MySQL ho deciso di usare delle variabili in cui ho dato gli stessi valori di prima, ma niente di particolarmente difficile, insomma. Se andiamo a vedere la differenza di presentazione, vediamo che abbiamo una tabella che non si vede, in cui abbiamo un titolo per ogni colonna che abbiamo dato noi staticamente, e poi ovviamente il contenuto invece è dinamico perché viene preso dal database. Questo è un esempio di connessione al database con restituzione di alcuni valori. Per rivedere velocemente un riepilogo teorico, visto che i concetti sono semplici ma sono molto importanti, a livello proprio di scheletro abbiamo che dobbiamo creare una connessione con il database attraverso questa funzione MySQL Connect, in cui ci saranno tre parametri: l'indirizzo del database, l'username del database e la password del database. Questa connessione verrà messa nella variabile che noi chiamiamo conma, si può chiamare come vogliamo, l'importante è poi utilizzare lo stesso nome. La seconda funzione importante è quella che seleziona il database, SelectDB, MySQL SelectDB, in cui i parametri sono due, nome del database e viene ripetuta la connessione che è attiva, in modo che possa accedere poi a questo database tramite una connessione attiva. E infine quella che è l'attività vera e propria di interrogazione, cioè la select, che viene creata attraverso la funzione MySQL Query, al cui interno ci sarà un linguaggio di interrogazione del database, SQL, e questo è un esempio di select di tutto quanto, tutte quante le righe del database. In questo caso facciamo select tutte le righe del database, l'asterisco indica tutte le righe, tutti i campi, scusate, e il nome della tabella da cui si vuole prendere il dato. Poi con MySQL Fetch Array si passano tutti i valori che si sono ricevuti da questa query. Infatti la funzione MyFetch Array lavora sulla query, e si può stampare, e ovviamente lo fa per tante quante sono i cosiddetti record, ovvero le righe della tabella. E quindi bisogna fargli fare tanti cicli di stampa di ogni riga fino a che non sono finite le righe. Questo viene fatto attraverso la variabile array row, in cui fetch array mette dentro i valori che prende dalla query, dalla select in pratica. Ed è un array associativo, quello che abbiamo qui, in cui il nome del campo è associato al valore che ha al suo interno. Quindi poi quando andiamo ad agire con un echo su row avremo la stampa praticamente di quello che si trova all'interno del campo in questione, per tutto il numero dei campi, quindi per tutti i record vari della base. Fatto questo, si chiude la connessione e praticamente la connessione con il database è avvenuta.
Per quanto riguarda il linguaggio SQL più nello specifico, cioè il modo in cui si può interrogare con le query il database, vi rinvio al tutorial dedicato al linguaggio SQL, sempre all'interno di questo corso. Per adesso è tutto, al prossimo tutorial.